Ciao a tutti, eccomi qui con una nuova review e oggi vi voglio parlare della tinta Super Stay Matte Ink di Maybelline che io ho trovato da Tigotà al prezzo di 8,90 euro. Ho acquistato un solo colore per ora, che ovviamente è quello che indosso, però ce ne sono altri. Ho detto review all'inizio, però diciamo che è un po' un prime impressioni perché l'ho acquistata ieri, l'ho provata subito e vi dico un po' insomma quello che mi è sembrato portandola appunto tutto il giorno. Vi lascio come sempre all'applicazione e poi ve ne parlo un po'. Allora, mi piace moltissimo il pack, tutto così uniforme, tutto matte, con la parte sotto del colore della tinta e il tappo bianco e le scritte super super essenziali. Non ce ne sono altre, quindi non ci sono scritti gli ingredienti e nulla. Ci sono vari colori, appunto, dai più chiari ai viola, rossi, insomma quelli più intensi. Non sono tantissimi, devono essere 6 o 7. E quelli più scuri sembrano molto molto carini. Io ho scelto di prenderne uno anche abbastanza naturale per poterlo indossare di più, anche a lavoro, insomma, durante la vita quotidiana. Però non si sa mai, magari ne prendo anche di più scuri se vi possono interessare, se volete la review, se volete vedere come sono addosso. Comunque, appunto, 8,90 euro, ne ho sentito parlare tantissimo online, tantissime, insomma, si sono trovate bene, quindi ho deciso di provare anch'io questo prodotto qui. E direi insomma che il pack è sulla falsa riga dei pack di Maybelline, quindi appunto è abbastanza riconoscibile. E la tinta è così, ha questo scovolino molto particolare a forma di goccia, non troppo lungo, non troppo corto, il giusto. E lo scovolino appunto ha come dire un buco al centro che permette di prelevare più colore e distribuirlo poi sulle labbra. Ha un odore classico, insomma, da tinta labbra, non saprei definirlo, è dolce però. E che dire, si stende molto bene. Io l'ho acquistata ieri e ho deciso di applicarla subito. L'ho applicata alle 2, quindi dopo pranzo, e l'ho portata tutto il giorno. Sono andata dalla parrucchiera, ho parlato, fumato, bevuto, mangiato, insomma a mezzanotte passata, quando sono andata a letto e mi sono struccata, la tinta era ancora intatta sulle labbra, sia come colore sia come uniformità, insomma era ancora lì bella piena, e ho fatto veramente tanta 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 fatica a toglierla, perché
si leva soltanto con uno struccante bifasico o con uno struccante oleoso. È abbastanza piena per quel che riguarda il colore fin da subito, e consiglio però di fare un paio di passate perché sia il colore tutto totalmente uniforme e le labbra totalmente riempite. E come vedete, insomma, si stende molto bene anche senza contorno labbra. Lo scovolino permette anche di seguire i bordi perché ha una punta che aiuta tantissimo a seguire bene i bordi e stendere il colore. E rimane un po' appiccicosa anche dopo un po' di tempo, però nonostante questo, appunto, non è troppo fastidiosa e non si sgretola, il colore rimane addosso sulle labbra, come si è messo così resta, senza alcun tipo di problemi. È abbastanza leggera, quindi si sente poco, è veramente, come vi ho già detto, super 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 durevole. Sono veramente soddisfatta di questa tinta, la prima impressione è stata totalmente positiva. E consiglio di prelevare il prodotto un paio di volte per applicarlo, perché così appunto rimane totalmente uniforme. Il prezzo è buono, 8,90 € in sconto, se non sbaglio costa sui 12, medio-alto, ci sono tinte che costano meno, tinte anche che costano di più. Per essere venduta nei drugstore, diciamo così, insomma, è medio-alto, se contate che magari una tinta di Kat Von D che è venduta da Sephora costa 19,90 €, però appunto questi soldi glieli do volentieri perché poi il risultato è totalmente positivo. Quindi io non devo aggiungere altro, il colore è molto molto carino, e ci mette un pochino ad asciugare, però quando asciuga è totalmente opaco, quando lo applicate è lucido, però poi appunto come vedete si asciuga e non si muove assolutamente. Volevo farvi vedere insomma che non fa neanche troppe pieghette, non è scomoda da tenere addosso, come vi ho detto l'ho tenuta una giornata intera senza avere alcun tipo di problemi. Ve la consiglio al 100%, se le trovate in giro provate almeno un colore, se vi piacciono questi tipi di prodotti, queste tinte labbra, ormai ce ne sono ovunque, tutti i brand ne stanno proponendo, chi prima chi dopo, e sì, io spero che prima o poi si cambi anche un po' prodotto, perché rossetti a manetta e ho voglia di qualcosa di nuovo, però quando si trovano questi prodotti qui, insomma, si è sempre contenti perché si sono spesi bene i soldi, diciamo così, insomma, un prodotto che dura è sempre una cosa positiva. Niente, spero come sempre di esservi stata utile, il video non è lunghissimo, però insomma, quello che volevo dirvi ve l'ho detto. Aspetto i vostri commenti, i vostri like, voglio sapere che colori avete preso. Io vi saluto e vi aspetto alla prossima. Ciao!